non tutti i problemi sono a carico dell'amministrazione. L'onere di portare acqua potabile a San Giacomo è in capo al consorzio di bonifica. Non riesce il consorzio ad adempiere, ad ottemperare, l'acqua non è potabile. Io ho avuto un incontro proprio in settimana scorsa, con i vertici dell'ASP, perché il problema va risolto e quindi dovremo sicuramente, anche d'intesa con ASP, che ha già preannunziato degli interventi, anche alla luce del fatto che i cittadini di San Giacomo hanno formulato attraverso associazioni di categoria, associazioni rappresentative delle istanze molto precise e circostanziate, dare a chi deve occuparsi di risolvere questo problema, dei termini per farlo, perché evidentemente si incorre in grave responsabilità, non solo nel momento in cui l'acqua dei rubinetti non è potabile, ma anche nel momento in cui arrivano poi delle bollette di pagamento che non tengono neanche conto di questo problema. Quindi sicuramente noi monitoriamo la situazione costantemente, abbiamo mandato pure un autobot per fini potabili, per, diciamo, fini, per distribuzione, per finalità domestiche, ma adesso, nel momento in cui stiamo parlando, diciamo, l'acqua è ritornata, c'è stato un problema per un paio di giorni, qualche giorno, adesso la situazione è tornata alla normalità, nella anormalità, cioè l'acqua non è potabile, ma arriva nei rubinetti di San Giacomo. Quindi questa è la situazione attuale, qualcosa che non è in capo a questa amministrazione, come sapete tutti quanti. Risse di via Tindari, sì, diciamo che ci sono problemi legati all'ordine pubblico di cui si fa carico questa amministrazione, ma in genere tutte le forze dell'ordine. Chiaramente l'estate si avvicina e quindi dovremo approntare, come tutte le estate, un sistema di presidio interforze, non siamo solo, non è solo la polizia municipale, e provare a scongiurare questi fenomeni. Ora, il discorso del Consiglio Gurrieri sul bando delle razze autoctone, effettivamente ne parlavo appunto con l'assessore, ma già il consigliere Gianno Chipinti ha dato una risposta. Aspettiamo dalla regione diciamo, i registri da cui poter attingere i dati necessari per l'attribuzione del contributo previsto che abbiamo stanziato. Questo, appena saranno a disposizione, chiaramente faremo la nostra parte. Mi risulta che appunto si stanno attivando in questo senso. L'acqua di Maria di Ragusa, posso dare la notizia, ma già lo sapete, che il potabilizzatore di Camemi è in funzione, è un fatto importante. Stiamo portando acqua a Maria di Ragusa attraverso questo potabilizzatore, che, come sappiamo, prende acqua dall'invaso di Santa Rosalia, che è una novità assoluta. Ricordo a me stesso, prima che a voi, che soltanto da pochi mesi siamo stati autorizzati ad prelievo di acqua dall'invaso di Santa Rosalia. Prima non era possibile e questo ci ha consentito di attivare il potabilizzatore dopo anni di mancato utilizzo e dopo. È anche una struttura che non era stata neanche mai collaudata, quindi sono stati dei problemi di avvio iniziali, risolti quali abbiamo cominciato a portare acqua a Maria di Ragusa. Abbiamo, come sapete, quasi interamente al momento, questi sono i dati che abbiamo, risolto il problema della carenza idrica dello scorso anno. Avevamo un'ottantina di richieste giornaliere di autobotte dai quartieri Rameli, Licita, eccetera. Adesso le richieste sono scese si possono contare sulla dita di una mano, e questo è un buon segnale. Penso che di questo dobbiamo essere